Sono rimasto da solo! Devo fare tutto io. E va bene. Affrontami! E paga per i tuoi crimini. Mio signore, la prigioniera è pronta, come richiesto. Grazie, Lazarus. La tua fedeltà è preziosa in mezzo a tutti questi traditori. E tu, mia cara, la mia stessa consorte regina che cospira contro il nostro regno. Amore mio, lo giuro, non ti ho mai tradito. Menzogne, fino all'ultimo istante. Una fine amara per una nobil donna. Sono fiero di aver contribuito alla caduta di Leoric. L'ora del vero risveglio del mio signore è prossima. Quel folle di Leoric è riuscito a resistere solo perché egli non dispone ancora dei suoi pieni poteri. Ora che la regina è stata giustiziata per tradimento, posso dedicarmi completamente a preparare il ragazzo per il mio padrone. Sono finalmente liberato dell'oscura influenza che tentava di soggiogarmi e ora vedo le cose per quel che sono. Il complotto di quei bifolchi insolenti volto a indebolirmi allontanando Albrecht non resterà impunito. Forse le teste delle loro donne e dei loro bambini sulle picche li indurranno alla ragione. Thank you.
Servono altri corpi! Pensate che i miei evocatori possano creare un demone dal nulla? Ci serve sangue! Sangue fresco! E carne umana per sostenere la nostra magia! Mi aspetto dei risultati da voi! Se solo questo luogo oscuro fosse stato distrutto assieme al suo sovrano. Devo aspettare per usare quell'abilità. Thank you.
essere tornata a Tristram a frignare sul cadavere del vecchio. Presto avrà qualcun altro per cui piangere. Tu! Ti presento il macellaio! Afferra la tua spada. La mia spada. Ora ricordo. Ero un arcangelo del paradiso celeste. Ero la personificazione della giustizia. Io sono Tyrael. Mi hai fatto tornare la memoria, amica mia. E ora ricordo l'avvertimento che porto. Belial e Azmodan, gli ultimi signori dell'inferno, stanno scatenando un'ondata di malvagità che sommergerà questo mondo. L'ombra di Belial si è già allungata su Caldeum. Sono la mano degli dei. Belial e i suoi demoni non mi spaventano. Dobbiamo fare in fretta. Torniamo a Tristram e prepariamoci. Il tempo stringe, amici miei. Persino ora, l'influenza di Belial si diffonde per tutta Caldeum. Ma come lo troveremo? Senza fatica. Magda e la sua congrega ci condurranno dritti da lui. Non andrò da nessuna parte finché zio Deckard non avrà avuto una degna sepoltura. Seppelliamo tuo zio, poi ci vendicheremo dei suoi assassini. Ho richiesto una carovana per condurci a Est. Parla col capo carovaniere quando sei pronta ad andare. Penseremo a Kane prima della partenza.
Chi è Belial? E chi è Azmodan? Belial è il signore della menzogna. Desidera il potere più di ogni cosa. E le sue macchinazioni hanno quest'unico obiettivo. Suo fratello Azmodan regna sull'altra metà dell'inferno come signore del peccato. Percepisco la sua influenza su questo mondo, ma non so dove colpirà. Allora troveremo Belial e lui ci guiderà da suo fratello. In questi giorni sono rivali piuttosto che alleati, ma prego che tu abbia ragione. Dubiti mai delle tue scelte? Segue il volere degli dèi. Non conosco il dubbio. Pare che le cose non vadano mai come spero. Forse avresti dovuto percorrere un'altra via. Prova a vivere nei bassi fondi e poi ne riparliamo. In qualunque luogo potevi avere una vita equilibrata. Non portarti dietro quel templare, con tutto quel blaterare ti annoierà a morte. Amica mia, vogliamo partire per Caldeum? Proprio quel che serve. Ho della nuova merce che sono sicuro ti piacerà.
Dal tuo sguardo capisco che non ti basta. Vuoi sapere che cosa accadde a mio padre? So che porti questo peso. Bene, dunque. Mio padre cercò di fugare le voci su mio nonno. Nessuno gli diede ascolto. Una notte, una settimana dopo, dei rifugiati di Tristram, impazziti, vennero a cercare vendetta. Ricordo mio padre che ci urlava di fuggire. E risate maligne, incessanti. Poco prima che Justus mi gettasse dalla finestra, vidi mio padre trascinarsi sulle scale verso di me, con due pugnali nella schiena e un terzo alla gola. Tuo padre è morto per proteggerti. Ci sono cose peggiori al mondo. I morti sono morti, sia che in vita fossero buoni o cattivi. La gente muore e si lascia tutto alle spalle. Ho parlato abbastanza. Ora ho da lavorare. Tuo padre era un uomo buono. Questo basta. Un caloroso addio ai nostri salvatori. Non senti la mia mancanza? Neanche un pochino?